Sapete chi arriva adesso? I vincitori dell'edizione numero 9 del Terra di Argil, grande, grande, grande squadra che oggi praticamente ha fatto un ragionamento abbastanza sensato. Dice: ma noi siamo tutto sommato belli allenati, perché l'anno scorso, anche quest'anno, insomma, di gare ne hanno fatte tantissime. C'erano i più forti, dice, allora noi qua non possiamo sottovalutare nessuno, ci mettiamo a testa bassa da subito. O la va o la spacca, e alla fine il risultato è arrivato. Hai fatto questo ragionamento? Sì, sì, l'ho fatto. Ho tenuto la prova delle fontane come prova da mantenere, da tutto il ruolo da attaccare, quindi sì, l'abbiamo fatto un ragionamento. Poi ne hai fatto un altro di ragionamento, a me piace entrare sempre nella psicologia degli abitacoli. Ne hai fatto un altro, soprattutto dopo i primi tre passaggi, hai visto che Liburdi sulla Badia è andato forte, dice fammi alzare un po' anche su, fammi abbassare un po' anche sulla Badia, perché qua dobbiamo tenerli un attimo. No, no, ma io volevo fare ecco proprio i complimenti a Stefano, perché ha fatto una grandissima gara oggi. Io conosco il mio ritmo, pure quando abbiamo fatto il secondo passaggio della Badia e siamo arrivati a pochi decimi alla fine, e ti posso garantire che ha fatto una bella bella prova. Però la vittoria di una prova di casa al navigatore gliela dovevo, no? Quindi... e andiamo al navigatore, vai. È stata una gara dura, dall'inizio alla fine tirata. Emanuele e Andrea ci hanno dato filo da torcere da subito. Stefano ha fatto dei grandissimi tempi sulla Badia e sull'ultimo giro, anche sulle altre prove, per fortuna solo sull'ultimo giro, così ci ha lasciato tranquilli almeno lui. E Carmine è stato bravissimo dall'inizio alla fine. L'anno scorso abbiamo fatto l'errore di partire piano, quest'anno per fortuna no, e siamo riusciti a vincere questa gara, quindi siamo molto contenti. Però quanto sono belle le gare quando ci sono tanti, tanti avversari, amici, e quando poi devi veramente, non puoi abbassare il ritmo, è ancora più bello quando è così. È bello quando è così, è quando è combattuto, perché te la devi sudare, quindi la vittoria ha ancora più valore. Ed è bello quando questo avviene con amici, perché venerdì c'erano tutti insieme, oggi ad esempio c'erano Massimiliano e Mario che ci facevano il tifo sulla prova dopo che si erano ritirati, con Emanuele, con Andrea, Minchella, con Stefano. Tra una prova e l'altra stavamo sempre insieme, ci davamo consigli, ridevamo, scherzavamo, quindi è stato molto bello.
un complimento all'organizzazione che ha fatto una manifestazione bellissima e sono sempre tra i più bravi d'Italia ormai, quindi un applauso a tutti. Applauso a voi soprattutto, grande Carmine, informissima. Va bene, allora vi facciamo, a questo punto è tempo, allora, vi faccio posizionare sul podio, prepariamo poi tutto il resto. Quando siamo pronti andiamo con la musica solenne. Siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, stringiamoci a morte. È stato un momento bellissimo, la prima volta addirittura che abbiamo assistito ad un inno cantato, è stata bravissima, come si chiama? Davvero brava, lei che ha cantato dal vivo, e adesso doccia di prosecco. Ah, quanto è stata bella, quanto è stata emozionante. Tutto in diretta, tutto live, senza autotune. Ok, si godono giustamente il meritato relax. Fabiano, poi Andrea, ragazzi, quando esci dal po' di sottofondo, si alzano le coppe, allora le coppe le ricordiamo, Trigusi e Cipriani vincono il gruppo, vincono la classe, vincono la scuderia del vincitore, giustamente. Poi Giannetti Pizzuti secondi di gruppo, secondi di classe, stessa cosa per Liburdi, Silvaggi terzi.